Ciao, benvenuti a una nuova puntata delle Fantamagus Week News. Io sono Davide di Fantamagus da Milano e in collegamento con me c'è Max da Fantamagus Monza. Ciao Max. Ciao Davide, ciao a tutti. Ti ho presentato ma non ti ho detto ciao, quindi tu giustamente non stavi partendo. Bene, allora, come tutte le settimane siamo qui per illustrarvi, spiegarvi tutte le novità che escono questa settimana. Allora, io vi spiegherò i tre giochi che usciranno in casa Asmodee. Allora, due sono sostanzialmente dei giochi che abbiamo visto in precedenza e uno completamente nuovo. Partiamo con il classico Love Letter. Hanno fatto una nuova edizione, che è quella dedicata alla serie televisiva Bridgerton. Quindi, se volete andarvela a vedere un po' l'ambientazione, scoprirete appunto che quello che cambia sostanzialmente rispetto al Love Letter è cos'è? Diciamo, è un'epoca vittoriana, come possiamo dire? È la Londra vittoriana. Sì, Londra vittoriana. Bene, per chi non conoscesse Love Letter, è sostanzialmente un gioco di carte in cui i giocatori, sostanzialmente nel Love Letter classico, dovevano cercare di avvicinarsi il più possibile alla regina, e per fare questo sostanzialmente venivano, nel proprio turno vengono giocate delle carte nel tentativo di o eliminare sostanzialmente gli altri giocatori utilizzando appunto queste carte, oppure finire accumulando, mi sembra, delle rose. In questa versione Bridgerton invece accumuleremo diamanti e dovremo anche qui rimanere sostanzialmente alla fine della partita con la carta del valore più alto. Il gioco in sé è abbastanza semplice perché si pescano delle carte, queste carte ne abbiamo soltanto due in mano, durante il nostro turno potremo giocarne soltanto una. E questa ci permetterà poi sostanzialmente, come vi dicevo prima, di fare tutta una serie di rimescolamenti nel tentativo poi di rimanere appunto con o la carta più alta o rimanere l'unico giocatore in gioco. Il gioco è da 2 a 6 giocatori, è un gioco anche un po' di bluff fondamentalmente. Passerei a questo punto a un altro gioco che esce in versione Ultimate, si chiama Room 25 e esce in questa nuova edizione anche con diciamo un po' tutto quello che è uscito sostanzialmente, anche le espansioni in un'unica confezione. La caratteristica, scusate, mi sta cadendo il foglio, la caratteristica di Room 25 è che potrete giocare in modalità cooperativa e in modalità competitiva. Voi dovete immaginarvi un po' un mondo stile il film, tipo l'ambientazione quella di The Cube, quindi avete tutta una serie di stanze. Nella versione competitiva quello che dovremo fare sostanzialmente è quella di arrivare noi alla stanza 25, ma non sapremo qual è, perché le stanze di Room 25 sono sostanzialmente delle stanze tutte quante girate a faccia in giù, le scopriremo di volta in volta e le scopriremo ognuno con una propria squadra. Le squadre devono scegliere delle azioni, le azioni sono semplicemente tipo, non so, sbirciare sotto la tessera, spingere un avversario o a seconda di chi c'è nella stanza, piuttosto che far scivolare le stanze. E con queste azioni che noi decideremo in una fase iniziale, tutti quanti poi le gireranno e saranno obbligati sostanzialmente ad eseguirle, non ci sarà possibilità in altro. Quindi se io sostanzialmente ho deciso di entrare in una stanza e o sbirciare oppure entrare o spingere, sono obbligato a spingere anche se poi questa mossa non mi converrà. E questa è la versione sostanzialmente competitiva. Poi troverete diversi scenari e ovviamente le stanze cambiano, ci sono diversi livelli di difficoltà che potrete scegliere. Nella versione competitiva invece dovremmo cercare tutti quanti di arrivare a questa stanza 25 cercando di collaborare. Sembra facile ma non lo è, perché tutte le azioni vengono scelte sempre in modo segreto. Inoltre troverete anche degli scenari in cui ci sono le guardie che quindi ci danno la caccia. Insomma, è un gioco da mille sfaccettature, quindi potete veramente, gioco semplice, potete giocarci con tutti perché è veramente facile. Basta, c'è niente da dire. Bene, passerei invece a un party game che invece si chiama Piper Pizza. Di questo ho ovviamente fortunatamente il prodotto, va dagli 8 anni solo a 2-4 giocatori. Cosa dobbiamo fare? Abbiamo una bella fetta di pizza stile trancio. Lo scopo del gioco è ricostruire la nostra pizza. La nostra pizza è composta da dei triangolini che sono questi. Come facciamo a prendere i triangolini? È un gioco sostanzialmente di rapidità, cioè bisogna dovete cercare sostanzialmente di essere rapidi a dire una parola che incomincia per la lettera adiacente all'argomento, vedete qua, prima degli altri, per poter prendere il pezzo di pizza. Ok.
Quindi qui per esempio fa vedere cibo d'asporto e di fianco c'è un triangolino P, ovviamente viene in mente pizza. A quel punto quel giocatore prenderà il triangolino, si prende questa pila di triangolini che viene messa in mezzo al tavolo, perché quello che non vi ho spiegato è che sostanzialmente i triangolini vengono messi tutti quanti, si fa una pila di questi triangolini con sugli argomenti. Gli argomenti possono essere facili, medi o difficili, ok? Dopodiché ci sono i pezzi relativi, quindi avete tre scelte di pizza con le relative lettere, ok? Quando indovinate il pezzo di pizza e volete mettere questo triangolino per cominciare a creare la vostra pizza, c'è una condizione però, attenzione, perché quelli con argomento facile, e dipende sostanzialmente dal colore che vedrete, possono essere posizionati soltanto nella base, perché voi avete una base di 5 pezzettini, perché dovete fare una sorta di piramide. Poi ci saranno quelli di media difficoltà. Quelli di media difficoltà potete piazzarli sia in basso, la prima fila, o altrimenti la seconda. Quelli invece difficili quelli difficili potete piazzarli invece dappertutto. Però quando arriverete il pezzo sostanzialmente finale, proprio mannaggia, è quello, voi dovete indovinare la parola più difficile, quindi è lì la difficoltà. Quindi questo sostanzialmente permetterà a tutti quanti fino all'ultimo di giocare, perché attenti, c'è quello bravo, si mette tutti i pezzi e via. Invece no, cosa succede? Ci obbligherà mano a mano che andiamo avanti a indovinare delle parole prima degli altri, aumentando sempre il livello di difficoltà, quindi magari gli altri riusciranno anche a raggiungerci se noi siamo stati bravi nelle fasi iniziali, a meno che siamo dei campioni che indoviniamo tutte quelle difficili, allora vabbè, ci costruiamo la pizza velocemente, altrimenti se andiamo super gradi questa è la difficoltà. Quindi come vedete è un gioco semplice da comprendere, ma non facile diciamo per vincere. Bene, a questo punto diciamo queste erano le novità per quanto riguarda Asmodee. A questo punto passo la parola a te, Max, con le tue di novità. Ok. Allora, io incomincio parlandovi di un paio di arrivi che abbiamo da DV Games. Uno, vabbè, è proprio un rientro di un titolo, in realtà DV Genos, che è poi chiamato Genos. Proprio un rientro di un grande classico, gioco super premiato, Anabi, che di Bauza, che insomma ritorna nella sua versione slim, diciamo minimal, nella scatolina piccolina, diciamo con le carte piccole, dopo che abbiamo visto una Family Edition, l'edizione con l'espansione eccetera, ritorna la versione quella proprio compattina, anche facile da trasportare in viaggio, che molti di voi amavano e che insomma è molto simile a quella vecchia che avevamo già visto della Cocktail Games. Ok, quindi ritorna Navi. Il secondo titolo non è altro che la terza, diciamo, rivisitazione di un party game che ha avuto molto successo, che era Taco, Cacio, Gatto, Capra, Pizza. Questa versione consumo di più, mi sembra. Sì, ne ho messi fatto un po', li metto sempre un po' a caso. Fatto di... sono pessimo questo gioco. Ne esce una terza edizione. La prima scatola era gialla, la seconda era azzurra, questa era rosa. Io richiamo quei colori perché altrimenti non mi trovo. Capezzi, Davide lo sa, quando faccio gli quella ordini, gialla, nomino solo a colori perché... Sì, ma perché sbaglio anch'io. Taco, sbaglio rosa. Sì, anch'io, in effetti. Sì, no, è difficilissimo. Allora, vabbè, party game famosissimo, molto divertente. Questo nuovo si chiama Taco, Dorso, Capra, Cacio, Pizza. Perché dorso? Perché qui introduce anche le carte, insomma, dorso. E questo vuol dire che alcune carte, cioè quando noi, sapete come funziona il gioco, no? Noi iniziamo a dire la parola successiva dello scioglilingua del gioco e giriamo una carta. Se la carta corrisponde alla parola che abbiamo appena detto, i giocatori devono tapparla, cioè devono toccarla sul tavolo velocemente. L'ultimo che la tocca si prende tutte le carte e le mette nel suo mazzo, quindi vince il primo che rimane senza carte, quindi è una penalità. Ma in questa versione alcune parole dovranno essere, quando vengono pronunciate, a seconda appunto di com'è la carta, dovranno essere toccate non con la mano, con il palmo della mano, ma con il dorso della mano. Da qui la difficoltà aggiuntiva, diciamo, che introduce questa espansione, che poi comunque prevede
Esatto, che poi comunque prevede anche altre carte speciali, insomma, comunque se vi è piaciuto, se vi sono piaciuti gli altri, ovviamente potete proseguire il divertimento anche con questa versione. Il gioco rimane sempre 2-8 giocatori, 10 minuti dagli 8 anni in su, ok? Tanto per capirci. Dopodiché, vado avanti con un arrivo da MS Aspetta che metto gli Edizioni occhiali da che sole. localizza. Io so tu cosa vuoi Cosa? presentare. Aspetta che metto gli occhiali da sole. Devo mettere per questo Sì. gioco. Allora, fate attenzione, arriva questo titolo localizzato da MS Edizioni che porta in italiano un piccolo card game di Pegasus Spiele, in realtà credo che sia l'editore originale, che insomma è stato presentato ad Essen dello scorso anno e aveva avuto molto molto successo. Il titolo originale credo che fosse Pray Another Day, cioè prega un altro giorno, cioè un'altra volta. Cioè, riprovaci un'altra volta praticamente, ma qua è stato deciso di tradurlo con questo simpatico calembour con il famoso libro romanzo nonché anche film Mangia prega ama, per cui hanno tradotto Mangia preda chiama. Ok, e oltre a questo, credo che nell'edizione tedesca non avesse questi colori tipo fluorescenti spaccaocchi, mentre perché secondo me dalla telecamera non si vedono, ma dal vivo è proprio boom, cioè ti spara Sì. proprio così. Cioè questo praticamente se lo giocate di notte, non so se è fatto apposta, tra l'altro, magari per giocarlo tipo in birreria la sera con gli amici, va. Di cosa si tratta? Allora, è un gioco che va dai 2 ai 5 giocatori, è un filerino, 15-20 minuti, consigliato dagli 8 anni in su. Gioco molto semplice. Come funziona? È un gioco, diciamo, in cui praticamente i giocatori avranno in mano, una carta per ciascun tipo di animale. Ci sono 5 tipi di animali con un numero diverso sulla carta, quindi uguali per tutti gli animali, quindi rosso all'1, lupo al 2, gufo al 4, la lince al 3, eccetera, topo al 5. I giocatori cosa faranno? Sceglieranno una delle carte che hanno in mano e la giocheranno coperta davanti a loro, ok? Dopodiché le carte verranno chiamate. Quindi si parte, un giocatore fa, che, del turno, diciamo, fa la chiama, quindi si parte a chiamare dal numero più basso, quindi si chiama rosso. Quindi tutti i giocatori che hanno girato, giocato davanti a sé la carta col rosso la rivelano. Se un solo giocatore ha giocato la carta col rosso, bene, lui potrà andare a caccia. Se due o più giocatori hanno giocato la carta col rosso, praticamente le carte si annullano. Perché? Perché gli animali vanno a caccia solo se non vengono disturbati e non ci sono altri simili a loro, praticamente, che devono competere per andare a caccia con loro. Quindi, praticamente, cioè i giocatori vengono eliminati. Se un giocatore è da solo e può andare a caccia, bene, cosa farà? Avrà anche la possibilità di nominare un numero più alto, ok? Quindi una delle altre carte che ancora sono coperte potenzialmente, e a questo punto tutti i giocatori che hanno giocato la carta che è stata nominata la dovranno rivelare e verranno esclusi completamente dal round e anche dalla possibilità di fare punti in quel round, quindi è una bella penalità. Per cui essere l'unico giocatore che va a caccia non solo ci permetterà poi di raggiungere il momento in cui faremo i punti, ma insomma ci permette di, se siamo bravi e intuiamo che carta hanno giocato gli altri giocatori, anche di eliminarli. Come finisce tutto quanto? Finisce che dopo che sono state chiamate tutte le carte o non ci sono più giocatori ancora attivi al tavolo, si controlla se c'è un giocatore almeno che ha 3 carte giocate, benissimo, si va al punteggio, altrimenti si continua con una nuova mano. Quindi tutti i giocatori che non sono ancora stati eliminati, ma che magari semplicemente hanno girato 2 carte uguali, eccetera, e quindi non sono potuti andare a caccia, eccetera, scartano le carte che hanno già giocato, prendono le altre, quindi magari le altre 4 carte, e fanno una nuova mano. A questo punto diventa più facile prevedere le carte che giocheranno gli altri giocatori, perché iniziano a diventare di meno, e quindi sappiamo già che carte hanno giocato, eccetera. Quindi si fa in questo modo. Alla fine, quando non ci sono giocatori eliminati, sono state almeno raccolte 3 carte, un giocatore ha almeno 3 carte che sono andate a caccia, si distribuiscono i punti vittoria, che sono i segnalini cibo, poi credo. Se c'è un solo giocatore che ha mandato 3 animali a caccia, prende 2 cibi, ok, 2 segnali di vittoria.
Se invece ci sono più giocatori che hanno tre carte giocate davanti a sé, cosa faranno? I due civili prenderà il giocatore che ha la somma più alta degli animali tra le tre carte. Ok, quindi magari io ho giocato il gufo, il lupo e il topo, e quindi farò di più di chi ha giocato l'orso, il lupo e il gufo, perché fa una somma più alta. E quindi prenderò io due punti, e però lui ne prenderà almeno uno. La partita finisce quando un giocatore arriva ad avere 5 punti. Quando arriva ad avere 5 punti, finisce immediatamente la partita. Quindi è un gioco un po' alla Love Letters, anche questo, con forse un po' qualche dinamica un pochino più trick, diciamo, di Love Letters, forse. Però, insomma, siamo su quel genere lì di giochi, ecco, gioco in cui bisogna giocare carte segretamente, tutti in contemporanea, bisogna cercare di prevedere le giocate degli altri giocatori e cercare di fare punti. Insomma, gioco facilissimo, molto carino. Le carte hanno queste illustrazioni particolari, sono anche in formato grande, credo in formato Dixit, quindi insomma le illustrazioni sicuramente ce le godiamo quantomeno. Consiglio sicuramente di imbustare le carte, perché se vengono segnate ovviamente poi capite subito che cosa stanno giocando gli altri giocatori, perché è ovviamente importantissimo tenere le carte segrete nel gioco. Ok, questo era Mangia Preda Chiama. Complimenti agli amici di MS per aver ideato questo No, titolo. ma stasera cioè, questa puntata Andiamo hai avanti dato tutti i con. giochi con No, 3-4 non ti ho nomi. sentito, Davide. No, nel senso hai detto in questa puntata hai fatto due giochi con più nomi. Gatto, tacco, capra, cazzo, Esatto, mangia, tutti sciogli preda, no. lingua, me li Esatto. date apposta, Dovresti dirlo, Davide, di in effetti la verità. potevi dirlo, tutte in un verso e poi al contrario. Sì. Allora, io chiudo la carrellata delle novità della settimana, ovviamente come al solito con un manuale per il gioco di ruolo. Questa volta è un manuale dedicato a Pathfinder seconda edizione, quindi ci arriva da Giochi Uniti, ovviamente. Si tratta di un manuale di avventura, come vedete. Si intitola I Signori del Sangue ed è ambientato nella zona di Geb, se mi ricordo bene, sì, infatti, mi sembra proprio di sì, che è un regno molto particolare dell'ambientazione di Pathfinder, di Glorarion, tipo tutto dominato da non morti, cioè lì ci sono proprio i signori non morti, cioè necromanti potentissimi, eccetera, e noi ci invischieremo proprio nelle trame di questo regno, cercando di diventare noi stessi, insomma, ai vertici di questo stato molto particolare. Insomma, una saga molto bella, come vedete anche piuttosto bella corposa, cioè praticamente tutta quanta la saga che ci porterà dal primo al ventesimo livello, quindi c'è cioè, la campagna veramente veramente lunga, tutti i PNG e il loro background ovviamente sono contenuti e anche un bestiario specifico per questa avventura che aggiunge quindi dei mostri proprio specifici dell'avventura ai bestiari base diciamo di Pathfinder. Seconda edizione. Ok, quindi questo per gli amanti del gioco di ruolo. Qua di fianco a me avete visto un po' di materiale di Star Wars Unlimited, ne avevamo accennato anche settimana scorsa. Allora, gioco di carte collezionabili, non ne parliamo approfonditamente, ma insomma sappiate che se siete curiosi di provare questo bel gioco di carte competitivo in negozio lo abbiamo, quindi potete passare, abbiamo tutto il materiale, anche tutti gli accessori che forse intravedete lì nell'angolino un pochino, ma comunque insomma un bel prodotto. Ok, io vi rimando con l'appuntamento alle news a settimana prossima, lunedì prossimo, come al solito iscrivetevi al nostro canale YouTube se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella. Scriveteci dei commenti se avete domande sui prodotti di cui vi abbiamo parlato o anche su altri prodotti di cui non vi abbiamo parlato, scriveteci pure e ovviamente passate a trovarci in negozio. Un saluto a tutti, un saluto a Davide, Ciao, ciao a ciao! tutti!